Eccoci. Ciao Paolo. Ciao Marco, ci incontriamo in un giorno un po' particolare di festa, ma tutti e due lavoriamo e quindi oggi è il giorno un po' più free per noi due. Ah, assolutamente. Poi è anche il mio onomastico, quindi Ecco, non svegliamo il l'onomastico giorno, ci sta. poi chi ci ascolterà capirà. Sono molto contenta di questo momento che ci siamo presi. Ti stimo molto come professionista e ti seguo ormai da tanti anni e quindi ho questa gioia di farci una intervista Una su chiacchierata. quello che fai, sul Solution Focus, eccetera. Allora, presentiamoci. Vi presento Marco Matera, che è, diciamo, l'esponente più importante in Italia di questa metodologia fantastica che si chiama Solution Focus. E chi lo intervista sono io, che mi chiamo Paolo Slenghi, sono una senior trainer, un empower coach e faccio appunto formazione da oltre 25 anni e continuo a studiare. Quindi approfondire le cose di cultura importanti, innovative, serie, mi piace molto e quindi ho proposto a Marco questa nostra intervista che poi pubblicheremo. Bene, Allora, Marco, raccontaci un po' come hai fatto a conoscere questo Solution Focus. sì, io ho un percorso che arriva da... Dunque, all'università facevo chimica e ho scelto chimica perché mio nonno era un chimico e mi piaceva il modo di ragionare del chimico. Poi, di fatto, negli anni i miei amici hanno detto che io sono più un alchimista che un chimico, no? E mi sento più un catalizzatore, cioè quello che entra nella reazione, fa accadere le cose, poi se ne esce praticamente quasi inalterato, che poi inalterato nel nostro lavoro non succede mai, perché chiaramente ti toccano, no? Tutto quello che succede. Ma è interessato sempre di più agli aspetti di comunicazione, di relazioni, mentre studiavo chimica, ho iniziato a fare un percorso di meditazione, quindi vengo da quel mondo lì, e ho iniziato a incuriosirmi e ho fatto un corso di PNL, una PNL un po' strana, che poi vediamo che cosa c'entra con Solution Focus. Quindi un lavoro molto, anche quello molto meditativo, molto legato alla capacità di comprendersi prima se stessi, no? E capire qual è il meccanismo che ti fa fare in qualche modo click. E anche click è stato una delle robe che mi ha mosso nel Solution Focus. All'interno di quel percorso ho scoperto le costellazioni familiari. Mi sono interessato tantissimo alle costellazioni familiari perché volevo fare costellazioni aziendali. All'epoca le faceva Gunther Weber, io non mi dettero le ferie, quindi finii a trovare altre strade. Ho conosciuto Georg Senoner, da lì è partita un'amicizia grossissima e ho iniziato a studiare costellazioni a Milano in un istituto che faceva costellazioni strutturali. Le costellazioni sono un modo per rappresentare i sistemi e per capire le dinamiche che esistono dai sistemi. Poi se vi interessa, googolate costellazioni familiari, Poi costellazioni devo dire aziendali. che Georg Senoner, che è stato anche un mio docente, è fantastico, È uno dei fantastico. top. Lui ha scritto poi questo libro qua sul mio Sì. sito, lo trovate. È un libro molto interessante, perché è un libro di casi, dove vengono analizzate le strutture che ci sono all'interno dei sistemi. E Matthias Varga von Kiebert, la persona che ha studiato le costellazioni strutturali, era molto amico di Steve DeCesa. Steve è il fondatore del Solution Focus Approach. Lui e la moglie, Inzo Kimber, che stavano a Milwaukee, erano due terapisti familiari, stavano sviluppando anche loro un approccio di terapia breve. In America si stava sviluppando molto da Palo Alto, tutto il discorso della cibernetica, Vaclavic e quant'altro. A Milwaukee hanno creato un centro sulla terapia familiare e facevano terapia breve, quindi loro, anzi, Steve la chiamava IT all'inizio perché non voleva neanche dargli un nome, in modo tale da non classificare niente. C'era questo aspetto anche un po' destrutturato della cosa. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, perché poi lui è venuto a Milano, sia lui che la moglie. E quindi abbiamo toccato con mano quello che un po' avevamo assaggiato con Mattias, no? Mentre nelle costellazioni familiari si mette in scena il problema, si metteva in scena il problema, questo almeno all'inizio, perché veniva dalla terapia familiare, per andare a risolvere, che non sempre è comodo, diciamo comodo, che può attivare un po' di robe. Mattias metteva in scena le soluzioni, cioè creiamo la possibile soluzione e vediamo quali sono gli elementi che possono entrare in gioco.
Entrando poi col lavoro di Steve abbiamo capito la potenza dello strumento, che è una tecnica sostanzialmente di dialogo che aiuta a spostare la logica dal problema alla soluzione senza neanche investigare troppo il problema, che non vuol dire che il problema non si prende in considerazione o non si tocca, ma non ha bisogno neanche di esplorarlo molto. Con Riccardo Bernadon, con cui all'epoca studiavamo, ci siamo folgorati un po' sulla strada di Damasco e abbiamo deciso di investire molto in questo approccio. Poi purtroppo Riccardo è mancato. Devo dire che questo approccio di non entrare troppo nel problema è anche un po' quello che è nella filosofia del coaching. Nel coaching, sì. Nell'empowerment lavori sulla potenzialità, la puoi lavorare anche sul problema, però non diventa il cardine di tutto il processo, insomma. È una cosa che c'è, ma è gestita in modo differente, insomma. Esatto, sono un po' tutti figli di questo approccio, certo, post-cibernetico, se lo vogliamo chiamare così, sì, destrutturale. Sì, sì. Ci sono sempre piccole differenze, no? E sono le piccole differenze che fanno poi la differenza. Nell'approccio solution focus, che poi è molto simile anche ad altri approcci, tipo la appreciative inquiry, per esempio, piuttosto che anche simile ad alcune tecniche di PNL, la cosa che mi aveva colpito molto era il ruolo centrale della capacità di essere nel qui e ora. Cioè riesci a farlo solo se davvero sei nell'attimo presente col tuo cliente, barra gruppo con cui faciliti. Quindi abbiamo iniziato a fare ricerca, poi insieme a Steve venne anche la moglie, Inso Kimber, e io ho avuto la fortuna anche di stare nello stesso albergo dove stava lei, perché a Milano c'era l'albergo Hotel Piacenza, quindi tutte le mattine facevo colazione con lei e gli stavo presentando un po' un lavoro che stavamo portando avanti con Riccardo, quindi è stato anche interessante questo scambio. Ma in parole povere, quando qualcuno parla di un problema, la prima cosa che fa è creare una cornice con mia moglie, con il mio capo, con il mio progetto, quindi ti crea un contesto all'interno del quale quel problema si sviluppa. Più io chiedo riguardo al problema, più quel quadro si riempie di tinte forti, la rabbia piuttosto che il problema, cioè vengo a descriverti quello che è. In questo modo rischio di rimanere un po' vincolato dalla cornice. Io che ti racconto il problema e tu che mi vuoi aiutare, perché è talmente forte l'immagine che rischi, potresti schierare. Una domanda molto interessante è: supponi che in qualche modo quello che faremo, poi lo vediamo, il problema ti aiuti, che cosa ci sarebbe di diverso? La persona disegna nel suo linguaggio, anche tecnicamente, un altro scenario, lo scenario della possibile soluzione, che non è trovare la soluzione, ma trovare le differenze che la soluzione può creare. Steve diceva: posso non sapere cos'è bene, ma sicuramente so cos'è meglio. Ah, quindi, certo, certo. Il solution focus non si occupa, anche se si chiama solution focus, di trovare soluzioni, ma di aiutare le persone a capire che cosa ci sarebbe di diverso per fornire loro risorse e strumenti per raggiungere quell'obiettivo che si prefiggono loro. La cosa interessante, se potessimo dirla come lo direbbe Bruce Caglioni, apertura di possibilitazioni, cioè altre possibilità diverse da quelle che tu stai vivendo adesso. Assolutamente. Valorizzare quello che... Questo fa sì che io riattivo in maniera più profonda delle risorse e, comprendendo la differenza che ho nella possibile soluzione che si attiva, in qualche modo vengo attratto da quella soluzione. No? Io dico sempre, su una linea ipotetica dove qua c'è il problema e qua c'è la soluzione, non mi vedete, qua c'è il problema e qui c'è la soluzione, se scappo dal problema è come se avessi sempre delle bretelle, no? Che mi tengono ancorato al problema. Se invece mi lascio attrarre dalla soluzione è come se fosse un tapirulan che mi muove, no? In questo modo è il vantaggio che mi procura, che mi dà la soluzione, che mi fa dire sì, caspita, quella roba la voglio, no? E in questa sorta di scala, nella tecnica solution focus, che è una tecnica di dialogo, c'è una piccola scala, ce lo fa, per esempio una roba tipo questa, una scala da 0 a 10, dove certo, da 0 a 10, 10 è il massimo della soluzione e 0 è il suo opposto. E dandomi un numero, io in qualche modo mi centro su un punto, mi quantifico come sto.
e da questo punto posso guardare le risorse che ho messo in campo per arrivare fino a qua, posso guardare quali sono i piccoli passi che mi portano avanti e attraverso piccoli passi arrivare a quello che è la soluzione finale. Noi siamo stati abituati a lavorare sul problema e a correggere errori, questa è la scuola. Siamo stati addestrati a fare meno errori, certo. Ma siamo stati addestrati a fare meno errori possibili. Certo. Quindi la mia attenzione è a non fare errori, non a fare qualcosa di buono. Questo è il vero cambio di paradigma che secondo me c'è di interessante nel Solution Focus. Cioè, interrompo un attimo e voglio dirti questa cosa. Avendo esperienza anche aziendale, il problema di cambiare la cultura aziendale è un cambiamento di gestire in modo diverso quello che è la performance dei giovani talenti, la performance dei manager, che non è riferito a sta attento, pensiamo alla delega, no? Se io penso alla delega, la problematica qual è? Ah sì, te la do, ma ti controllo. Io adesso sto seguendo anche... Non te la sto dando. Ma certo, sto seguendo anche questa sfida per me, no? Di seguire un nuovo paradigma per la gestione della sicurezza dei preposti ed è il paradigma vecchio è il preposto controlla e verifica l'errore. Ma forse anche no. Proviamo un'altra cosa. Quindi questo tentativo di cambiare il paradigma nell'ambito lavorativo, che in qualsiasi ambito è stata sempre metto lì il ditino e controllo che la mia risorsa non faccia errori, è un cambio di filosofia enorme, un modo di lavorare nuovo. E quindi qui ci sono proprio dei semi molto importanti da far fruttare in azienda o nel privato, insomma. Assolutamente, questa è la roba che poi mi ha colpito di più e ha fatto sì che ho in qualche modo sposato questa causa e la sto portando in Italia. Abbiamo pubblicato il libro con Riccardo Bernadone, abbiamo pubblicato la traduzione italiana di questo, perché è il libro di Mark McElroy, Enzo King e Paul Jackson, e punta la soluzione nella la sua traduzione. Ci sono anche qui dei casi sulla sicurezza. Io mi occupo anche di mio, perché sono un chimico, anche di qualità ISO 17025, e quindi poi ho strutturato anche un approccio sulla sicurezza. Mi piace fare i disegnini, no? E la qualità è legata spesso davvero al controllo, no? Il classico ciclo di Deming, Plan, Do, Check, Act. Io pianifico, verifico, faccio quello che devo fare, verifico alla fine, faccio i check e metto le azioni per correggere, no? Questo è il classico ciclo di Deming, che aveva una sua logica all'epoca. Quello che però spesso non viene fatto è l'altra C, che è il celebrare i successi che si raggiungono. Certo. Questo in un'ottica solution focus non fa altro che valorizzare quello che sta funzionando, se no non è una ruota della qualità, ma è una ruota di un criceto che continua a girare dietro un progetto dopo l'altro, no? Senza mai fermarsi a dire ok, questo l'ho fatto, questo è stato buono. E anche nella delega, come dicevi tu, l'approccio solution focus applicato alla delega è appunto valorizzare quello che sta funzionando, no? Dove l'esperto del problema in qualche modo è anche l'esperto della soluzione, cioè non sono io da coach, da manager, da capo a trovarti la soluzione, ma sono quello che facilita quel percorso verso le soluzioni. I solution focus facilitator sono sostanzialmente degli skipper, no? Possiamo vederli anche così. Certo. Io ti porto fino là, tu dimmi dove vuoi andare, io conosco il vento e io ti guido sulla nave, ma sei tu che scegli la velocità e dove andare, certo. No? Per far questo occorrono delle skill, bisogna davvero fare un passo indietro, bisogna mollare la voglia di fornire soluzioni, no? Questo è un po'... Che non è facile. Che non è facile, questo è un po'... Era la cosa bellissima di Steve Cesar. Il nostro tempo di un quarto d'ora sta finendo, però la discussione è interessante, vuoi che andiamo avanti? Sì, o... sì, dai, approfittiamo ancora un attimo di questo, poi ne faremo altri, così approfondiamo altro. Diverse tematiche, però mi sembra che
stiamo toccando proprio una tematica che è importante per chi lavora in azienda ed è una cosa concreta questa. La cosa che a me aiuta, e sono convinto anche a te, perché bene o male abbiamo la stessa attitudine, è proprio una questione di attitudine e di intenzione. Se io mi fido che la persona davanti a me ha tutte le risorse per farcela, e davvero ci credo, in qualche modo questa mia intenzione passa. Certo. E la persona si sentirà pronta a fare questi salti, no? Quello che a me aiuta è la curiosità. Mm-hmm. Questo mi fa sì che io sto davvero un pochino più un passo indietro, perché sono curioso di sapere come fa. Certo. No? Che cosa ci sarebbe di diverso, cosa potrebbe cambiare, no? E poi io da italiano, perché noi siamo italiani, Lucio Focus è sostanzialmente americano, no? Sì, tutti americani, in realtà poi semmai se approfondiamo è sempre un italiano rivisto, impacchettato bene, perché poi ci sono in realtà i nostri filosofi hanno ben lavorato negli anni passati, no? Anni. Assolutamente. Quello che io mi porto da quell'approccio è ovviamente l'approccio pragmatico, no? Cioè è molto semplice. Semplice non vuol dire facile, ma è molto semplice. Segue un percorso molto lineare in 2-3 step sostanzialmente. Cioè un po' l'analisi, loro la chiamano della piattaforma, no? Ok, mi stai raccontando il problema, va bene. Mm-hmm. Ma qual è il punto adesso, dove sei adesso, no? Come sei adesso, e che qual è il tuo futuro possibile, qual è il tuo futuro perfetto, qual è l'immagine di vantaggi, di soluzione che tu vuoi, no? Si lavora sempre per differenze, che cosa che farebbe la differenza, cosa sarebbe di diverso. E poi i due step interni, quelli più grossi, sono appunto le scale, questa parte da 0 a 10, e quella che viene chiamata la domanda del miracolo. Supponi che succeda un miracolo, che cosa ci sarebbe di diverso? E qua ci sono un sacco di aneddoti, come è nata. Dici qualcosa, qualche aneddoto, poi la prossima volta facciamo qualche esempio pratico. Dici qualche aneddoto. Una cosa molto simpatica che mi aveva colpito era che la domanda del miracolo, almeno così racconta la leggenda, era venuta fuori a Inzo perché aveva una cliente che era una donna che era tossicodipendente, viveva in strada, aveva tutta una serie di problemi, si prostituiva, aveva dei bambini, insomma la situazione era veramente pesante. E Inzo non sapeva più come aiutarla e le disse: ma io forse veramente non so come aiutarla. E questa donna disse: ci vorrebbe un miracolo. E Inzo prese la palla al balzo e disse: ok, supponiamo che succede, cosa cambierebbe, no? E dall'analisi di quello che cambierebbe, che sarebbe potuto cambiare, trovarono dei piccoli passi. Mm-hmm. La cosa lo strutturarono molto, perché poi gli americani sono molto specifici nelle domande, nella parola, nei tempi, che per me in italiano le regole va bene, però insomma vanno fatte con la presenza che c'è dentro. Beh, ma noi abbiamo questa creatività fantastica e sai com'è. Dobbiamo cambiare un po' le cose, però sostanzialmente io credo che anche se nasce come lavoro, come tecnica, infatti è Solution Focus Work, per me non è un lavoro, per me è veramente un approccio. Cioè cambia il tuo modo di guardare la realtà. Certo. Perché inizia a non essere più interessato, per esempio a me la lamentela da qualche decennio mi fa venire l'orticaria, perché non porta da nessuna parte, no? Certo. Solo pure esercizio per rilassarmi, che va bene, ci può anche stare, certo, però non ti porta da nessuna parte. E quindi l'analisi del problema, sì, se devo aggiustare un motorino, se devo aggiustare qualcosa di meccanico, se devo capire cosa c'ho al cuore, la diagnosi, caspita, sia importante. Ma per lavorare con le persone no. Mm. Almeno questo è quello che dimostrano più di 20 anni di sperimentazione del Solution Focus. La leggenda vuole che un giorno arrivò al centro una persona che non aveva un braccio, non aveva una mano. Ah. E loro lavoravano con la tecnica dello specchio, cioè il terapista stava col cliente, dallo specchio c'erano gli altri che guardavano, prendevano appunti e lavoravano in team. C'era un telefono e pare che, a me questa è la storia che mi ha raccontata, che Inzo chiama Steve che stava gestendo questo cliente, non lo voleva fare però l'avevano costretto,
e gli, lo forza a fare la domanda del miracolo, e lui si oppone in qualche modo. Come faccio a fare la domanda del miracolo a uno che gli manca una mano? È ovvio che mi chiede, che mi dice che gli spunta la mano. E quindi faceva un po' di resistenza. Inzo lo costrinse e lui fece la domanda del miracolo. E quest'uomo, appunto, da manuale, disse: beh, se c'è un miracolo, mi rispunta la mano, no? A che Steve si arrabbia, si arrabbia con la moglie, ci cioè, avevo detto, no, che succedeva questo. Cioè, ora voglio vedere cosa fai. Io aspetto e ditemi voi cosa, come ne esco, no? Voglio vedere cosa tirate fuori. E quindi si mette lì in attesa che gli altri gli dicano qualcosa, ma un po' più alla sfida. E quest'uomo, vedendo la reazione di Steve, pensa, ripensa, a un certo punto disse: beh, se davvero succedesse un miracolo, inizierei a lavorare di più con la mano sinistra. Inizierei a sentirmi più autonomo. Allora lui si accese, e perché è un uomo straordinario, era davvero un uomo di una presenza incredibile, e almeno così raccontano che iniziò a lavorare e trovarono che cosa poteva fare, no? Qual era la cosa che l'avrebbe aiutato, da dove poteva cominciare, non forse dallo scrivere, credo che era dal mangiare, cioè delle piccole cose che cose poteva fare di meglio, vita, no? Ecco. E rendersi conto che c'era più possibilità. Questo è un po' il nocciolo di quello che è poi la domanda del miracolo, no? E nonostante gli americani hanno questa struttura molto rigida, poi la si può fare in 8.000 modi, no? Infatti per questo io dico, non insegno la tecnica, io insegno l'approccio, perché se impari la tecnica impari quelle 100 domande. Certo. E fare solo 100 domande. Come abbiamo detto all'inizio, la filosofia dell'approccio, in realtà, perché poi uno deve essere mobile, morbido nell'approccio, perché se tu impari le domande, come nel coach, quelle domande potenti, e dopo dove vai? Esatto, bisogna imparare la filosofia, masticarla, viverla dentro, e non è, cioè è un cambio di paradigma, come dicevo proprio all'inizio. Senti Marco, allora cosa ne dici se ti faccio questa proposta, che proseguiamo un'altra volta e ci racconti, ci fai vivere proprio delle pillole, delle cose un po' pratiche per aiutare un po' ad allenarci su questo cambio di paradigma, che è guardare la soluzione, affidarsi al cliente, imparare ad avere questa curiosità. A me viene molto in mente, quando tu parlavi, il tuo approccio che ti ho visto lavorare, e anche quello di Georg, che è lì, di Senoner, che è lì, e tu dici: no, ma come fa a essere nel qui e ora, serenissimo, fermo, e anche resistere a questo momento in cui il cliente sta cercando possibilitazioni, cioè non l'ha ancora trovata, però tu sei lì molto centrato. Ecco, questo io quando vi vedo lavorare dico: cavoli, fantastico. Quella è la parte, è la parte in qualche modo difficile, perché devi resistere al fornirla la soluzione, no? Certo, perché certo. È la mia. E qui possiamo chiudere con questo: diceva che per aprire una porta non ti serve sapere come funziona la serratura, dopo tutto ti basta avere la chiave, no? Certo. E sulle chiavi poi ci sarebbe da raccontare tanto, e alla fine c'ho anche un braccialetto a forma di chiave, perché no! Chiave, sì, c'è una storia lunga dietro alle chiavi, perché quando a Iscon avevamo fatto il corso ci avevamo regalato una piccola chiave per questa cosa che diceva Steve. Ma il tema è proprio questo, no? Il solution focus non fornisce le chiavi, ti aiuta a trovare dove hai messo la tua, dove hai lasciato la tua chiave. Ed è, secondo me, come anche diceva Bruscaglione, io con Massimo ho avuto la fortuna di averlo come collega, no? Mi dicevano: devi lavorare con lui, insomma, figurati, eh? E poi me lo sono trovato come collega a Sistema Council, dove con Georg che tenevamo un corso di Council. E lui diceva: il nostro lavoro è sostanzialmente fargli compagnia, no? Cioè, certo, accompagnarlo. Certo. Ma che è la cosa più difficile. Sì, sì. Perché la tentazione è quella di aiutare, no? Certo. Quindi sì, allenarsi a essere curiosi, allenarsi a davvero guardare tutte le cose che sono utili e che cosa sta funzionando. Certo. Che cosa posso imparare da questa cosa? Come posso utilizzare questa cosa? E quindi non c'è più un giusto e sbagliato, ma mi è utile o non mi è utile. Certo. Questo è un po' il cambio di approccio.
Va bene, allora Marco, ti ringrazio tantissimo, ci portiamo a casa a chiave e questo tuo movimento nelle tasche mi è rimasto proprio dentro, mi ha fatto molto effetto e penso che sia una bella immagine, no? Noi come trainer, coach, anche penso ai miei manager che mi fanno lavorare appunto sulla delega, la sicurezza, i preposti, insomma, tutti questi queste persone che incontriamo, ma forse accenderle questa curiosità della persona che sta davanti e che cerca nelle tasche la sua chiave, è una metafora molto bella, ma non è una metafora, è una realtà. Quindi ti ringrazio tantissimo di questa opportunità di aver dato questo tempo a me, a tutti, in un giorno di festa per tutti gli italiani e anche soprattutto per te che ti chiami Marco. Va bene, allora organizziamo Organizziamo presto la prossima. altre. Va bene, dai, un Perfetto. bacio. Ciao, Grazie. grazie Ciao a Marco tutti. Matera. Marco Matera Solution Focus. Guardate che se ci seguite, poi Marco ci dirà quando farà gli incontri a Milano. Ci sono A questi Milano, workshop molto interessanti. Ecco, spiegaci un attimo, Marco. insieme a Carlo Perfetto e Chris Baker, io faccio parte della community internazionale. La community internazionale è molto grande. Si è sviluppato in America, poi è arrivato in Europa e da lì si è sviluppato in tutto il mondo. Organizziamo, perché faccio parte dal 2008 della community, convegni in tutto il mondo, convegni internazionali in Europa, per ora sono solo in Europa, anche se ogni tanto sviluppano qualcosa in America, in Giappone, per esempio. E da questo network, da questa community molto libera di scambio, ne è nato un'associazione. È nata un'associazione che è l'SFIO, Solution Focus in Organization, di tutti i consulenti che utilizzano il Solution Focus nell'organizzazione, quindi nell'aspetto prettamente lavorativo, a differenza dell'EPTA. L'EPTA, per esempio, è il Brief Therapy Association, questo che è l'ultimo convegno che è stato fatto a Sofia, questi sono gli atti del convegno. La SFIO si occupa di diffondere il Solution Focus in Italia. Insieme a due colleghi ho iniziato a portarlo in Italia, perché da solo diventa sempre più difficile, no? Quindi quando ci si unisce diventa sempre più forte. E quindi stiamo organizzando come sfio poi degli incontri, poi trovate sia su LinkedIn o anche banalmente sul mio sito marcomatera.it, ci sono gli eventi, quindi lì trovate poi questi appuntamenti che faremo come capitolo italiano, perché ogni nazione poi sta sviluppando il proprio capitolo in lingua, no? Quindi c'è il capitolo tedesco in lingua tedesca, c'è il capitolo inglese, c'è il capitolo olandese, c'è anche uno Singapore, credo. Sono molto. No, ma è attivo in tutto il mondo, eh? Il Solution Focus in Italia ancora deve ancora arrivare. Però sono practitioner in tutto il mondo, anche in punti dove tu magari non pensi che sia così sviluppato. Invece è molto interessante, con approcci sempre un po' differenti, no? E poi la community è una community di scambio molto molto forte. Ora saremo al convegno il 22 di maggio, siamo a Budapest. Bene, poi ci racconterai. Ciao Marco, Un buona abbraccione. festa, buon onomastico, ciao, un Ciao, bacione. grazie. Ciao, grazie a tutti, ciao. Ciao a tutti.